na wow. one bad news and, and after the other and since this guy now just wan carry, carry this money enter nigeria just like that for airport for, for rome they, they don catch am if i don divide this money now if i carry am small small then you talon know say make you no know carry your money go nigeria if i carry am na like ten ten thousand carry am go nigeria since dis people dey bring bad bad men come give us dis thing go make dem now open eye for all nigerian people wey dey here eh okay now ordinary post pay we no fit get even people wey get my own don pass ten years e get the kind of money na wey i wan take buy something outside italy dem go block am i will be forced to go and do e e bonifigo e eh, dat one na no be free no see am e this kind thing no good na make dem no dey bring bad name if no be drug e go be money, uh, money, money, now, money now, go eh money laundering abi na money trafficking na this morning na dem go seize am e money wey e don suffer get i know say e no good.

Un corriere di valuta di nazionalità nigeriana è stato individuato e denunciato all'aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino dai finanzieri del Comando Provinciale di Roma in collaborazione con il personale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli mentre tentava di esportare clandestinamente 120.000 euro in contanti. L'attenzione delle fiamme gialle del gruppo di Fiumicino e dei funzionari dell'ufficio di Roma 2 è stata attratta dalla frequenza con cui l'uomo si spostava dal territorio nazionale. Al momento del check-in, prima di un volo diretto a Istanbul, da cui avrebbe proseguito per la Nigeria, l'uomo ha tentato l'imbarco di una scatola contenente un televisore. L'accurata ispezione dell'elettrodomestico ha permesso di rinvenire al suo interno banconote di vario taglio, di cui l'uomo non è stato in grado di giustificare il possesso. Il Corriere è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Civitavecchia per il reato di riciclaggio e l'intera somma è stata sequestrata. Dall'inizio dell'anno sono stati intercettati flussi di valuta non dichiarata per oltre 1,5 milioni di euro.